attimo da Shahar. Allora, Shahar, qual è stato il... A parte che, appunto, il racconto che ho fatto io è vero, giusto? Siete riusciti a mandare i soldi in nottata alla Pfizer e ad avere degli aerei militari che hanno preso i vaccini e li hanno portati a casa molto rapidamente, giusto? Direi che il mito sta diventando sempre più grande. Prima non faccio il politico, faccio il medico, non sono stato parte del negoziamento con Pfizer e anche sono contento di questo. Cioè, la storia o il fatto che gli israeliani hanno pagato di più è una storia che ho sentito, non so per fatti, però comunque non penso abbia influenzato, cioè avrebbe influenzato molto sul mercato internazionale o anche su Pfizer, perché non è la quantità i vaccini che arrivano in Israele che cambiano il gioco, e la velocità che siamo riusciti a mettere in azione questo piano vaccinale, e anche la nostra piccola popolazione e digitalizzazione del sistema, che ha fatto sì che il Pfizer ha preso un po' gusto, nel senso che riusciamo ad arrivare ai risultati molto velocemente e a farvelo vedere, perché gli europei, essendovi grandi, non sarebbero riusciti a finire tutta la popolazione così velocemente. Cioè, pensate un po', se noi abbiamo adesso un successo, cosa vuol dire per il resto del mondo come immunità di gregge? Pensate anche all'altra parte della moneta. Se noi falliamo, cosa vuol dire a tutto il mondo? Cioè, questa cosa, questi dati, questi vaccini è una cosa, non è solo israeliano. Allora, questi dati sono internazionali. Lo capisco bene, è un grande esperimento, non c'è dubbio, con Israele. Mi dica due cose. Prima cosa, la velocità nella somministrazione. Ora, io le dico sinceramente che in Italia sono tante regioni, tanti luoghi in cui l'organizzazione è stata molto ben fatta, onestamente. Alcuni li ho visitati personalmente e loro dicono: saremo prontissimi, ci dobbiamo arrivare alle dosi. Quindi le due cose sono molto collegate. Però ci parli della parte organizzativa. E poi l'altra cosa che le volevo chiedere, oltre alla parte organizzativa, è anche... la vita, come è ripresa la vita con i vaccini? Così poi torniamo anche un pochino alla nostra questione, che è quella di ricominciare a vivere. Ve lo descrivo rispondendo a queste due domande. Prima, noi siamo su tutto il territorio israeliano, usando le nostre casse mutue, noi usiamo tutte le strutture del territorio, della comunità, che noi stiamo usando nella nostra routine, meno gli ospedali e meno le cliniche private, le cliniche fuori dell'ospedale, giusto per accelerare questo sistema. Essendo tutto molto digitale, vuol dire che tutti vedono la stessa cosa in qualsiasi parte del paese, e questo va trasmesso direttamente al centrale del Ministero della Salute. Questo facilita tutto il dato, cioè alla fine tutta una gran base di dati. Questa è la cosa importante, perché alla fine il Ministero della Salute, cioè il centrale, deve essere trasparente a quello che sta succedendo. Voi vedete adesso questo grafico, cioè adesso noi siamo stati nei mesi di gennaio e febbraio, abbiamo subito questa variante inglese, più o meno quello che adesso voi state subendo adesso. Più di 90% della nostra terza ondata più importante, come vedete adesso al 13 di gennaio, è stato per variante inglese, molto contagioso. Però vediamo anche questo calo, probabilmente molto per il lockdown, ma anche molto per l'amministrazione veloce dei vaccini per gli over 80 e gli over 70. Come adesso vedete, una settimana fa, quasi 10 giorni fa, abbiamo riaperto le scuole elementari, asili e i licei dopo 16 di pensi 18. Un po', Shahar, quale stiamo chiudendo, purtroppo? Però pensate che comunque abbiamo aperto, stiamo riavendo i contagi. I bimbi, i ragazzi si ammalano molto più facilmente. Non gravemente, però comunque bisogna aspettare comunque un aumento della curva. Adesso bisogna pensare cosa vuol dire questa era. Cioè, vale ancora con i vaccini? Lo dobbiamo ancora considerare come un fattore della pandemia? Perché se sono tutti quanti vaccinati, questa era che sale, che riflette comunque i bimbi maggiormente e i ragazzi giovani, bisogna pensare come dirigere questo è un grande tema, me l'ha posto anche il professor Galli, ha detto: noi non abbiamo vaccini per i ragazzini sotto i 16 anni e questo è un grande problema, perché naturalmente in Italia ci siamo accorti con le nuove varianti, purtroppo nelle scuole questa cosa sta dilagando. Mi è arrivata un'agenzia in